Benvenuti sul mio canale, oggi vediamo insieme lo skip HD della GEPRC o GEPRC se lo vogliamo dire in inglese. Micro da 3 pollici che rientra in quella che ormai è diventata una categoria, quella dei toothpick. Come tutti i modelli sfornati dalla GEPRC quest'anno, anche questo è comunque dotato di componenti di qualità. In descrizione troverete il link per vedere nel dettaglio i componenti e vedere anche il prezzo di questo modello, ma metto anche dei link ad altri modelli che GEPRC ha sfornato quest'anno. Prima di vedere le caratteristiche del modello, vediamo cos'è contenuto nella scatola. Nella scatola troviamo un kit di eliche di ricambio, si tratta di eliche GEPRC 3018 bipala. GEPRC consiglia di non usare le tripala su questo modello perché possono causare danni al motore. Devo dire che non ne ho sentito assolutamente l'esigenza di mettere delle tripala perché queste bipala si comportano davvero bene, come potete vedere nella prova di volo. Abbiamo anche delle vitarelle di ricambio, delle bacchette per mantenere le antenne della ricevente, un cacciavite, un velcro di ricambio per mantenere la batteria al suo posto, una chiave a brucola per facilitarne lo smontaggio, dei tappini da usare con le bacchette per tenere protette le antenne della ricevente, delle fascette di gomma adesiva, una tabella con le frequenze video, degli adesivi e le istruzioni per il bind della ricevente FRSky inclusa. Il modello è un FreeMad X in un unico pezzo, quindi i braccetti non sono staccabili e devo dire che, date le dimensioni del braccetto, sarà anche difficile distruggerlo. Per cui non ci dobbiamo preoccupare del fatto che in caso di rottura saremo costretti a cambiare tutto il frame. In basso al frame abbiamo anche già fissato un distanziatore di gomma che permette sia di non far scivolare la batteria al di sotto e anche di distanziare la batteria dalle vitarelle e dal connettore USB che, come vediamo, è posizionato in maniera da poter accedervi facilmente inserendo il nostro cavetto direttamente sotto. La canopy è una canopy stampata in 3D con un materiale flessibile, però avendola fissata al frame con 4 punti, questo ci permette di non avere vibrazioni sulla cam, quindi il nostro video sarà esente dall'effetto gello che alcune volte abbiamo con canopy troppo flessibili. I motori sono dei GEPRC SpeedX 1105 da 5000 kW. Il flight controller è una scheda all-in-one con F4 ed ESC da 12A che supportano sino a 4S e supportano anche il protocollo di shot, one shot o multishot. I motori sono collegati al flight controller attraverso dei connettori, per cui è anche facile sostituirli in caso di danni. La videotrasmittente è una trasmittente che va da 25 a 200 mW, ha un connettore IPEX per il collegamento dell'antenna e, come vediamo, l'antenna è fissata viene fissata alla canopy attraverso questo foro che ne garantisce che evita che possa andare a finire tra le eliche. La VTX supporta anche il protocollo IRC TRAMP per poterla configurare direttamente tramite OSD attraverso il nostro radiocomando. L'alimentazione è garantita attraverso un cavetto con il connettore XT30 a cui è collegato direttamente un condensatore per proteggere la scheda ed evitare anche le interferenze. Per quanto riguarda il reparto video, abbiamo una cam CADX Baby Turtle V2 che ci permette di registrare il nostro video in
HD direttamente sulla SD inserita al suo interno. La SD è anche facilmente raggiungibile perché può essere inserita e tolta direttamente qui di lato attraverso questa apertura. Per quanto riguarda le dimensioni, la distanza motore in un motore è circa 118 mm, mentre lo spessore dei braccetti, o meglio del frame, è quasi 2,5 mm. Per quanto riguarda il peso, senza la batteria, parliamo di 75 grammi. Con una batteria da 300 mAh 3S arriviamo a 105 grammi. Le batterie consigliate da GPRC sono le 400, sono 3S o 4S da 450 mAh. Io mi sto trovando molto bene con queste 3S da 300 mAh di tipo HV, vi lascio il link in descrizione, oppure anche le 4S da 260 mAh. Per quanto riguarda le doti di volo e le mie impressioni, sono rimasto favorevolmente colpito da questo modello perché è divertentissimo e, nonostante le sue misure, possiamo, come ho già detto, possiamo volare in qualsiasi modo, quindi possiamo fare sia del racing che del freestyle. È comodo da portarsi dietro perché è piccolissimo, quindi va tranquillamente in una borsa insieme alla nostra radio, i nostri occhiali, e le batterie così piccole non ingombrano per niente, quindi una piccola valigetta va bene per portare sempre dietro. La velocità è una velocità che ci permette di divertirci. Nelle prove di volo abbiamo anche potuto vedere che l'HDX si comporta in maniera egregia anche in presenza di sole e ci consente quindi di avere di conservare il video del nostro volo in HD. L'unico difetto che possiamo citare è che l'HDX comunque una lieve latenza la presenta, quindi durante il volo una leggera latenza la notiamo, ma la notiamo se siamo soliti cambiare modello nella stessa sessione di volo. Quindi se passiamo da un modello che non ha un HDX a questo, noteremo un leggerissimo ritardo nel video. Se invece vogliamo soltanto con questo ritardo praticamente è impercettibile e potremo godere del volo tranquillamente. Quindi, prima di lasciarvi, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere le prossime recensioni e vi chiedo anche di dare un'occhiata ai link in descrizione per vedere il prezzo e le caratteristiche di questo ed altri modelli che vi consiglio. Ciao e alla prossima!